Ho appena chiuso un video e ne comincio subito un altro perché ho deciso che voglio far diventare la mia vita una serie TV. E allora la continuità sarà il tema dei miei video. In questo momento sto andando da Mondo Convenienza per comprare un mobile e poi, se faccio in tempo, vado anche da Tecnomat per comprare le placchette delle prese e degli interruttori. Stavo snobbando particolarmente Mondo Convenienza e non mi ero mai decisa di andare a cercare, vedere qualche cosa, vedere quello che offrono, fino a quando, nella disperazione più totale, perché dopo 2 mesi non riuscivo ancora a trovare un mobile per il bagno, allora ho deciso di quantomeno dare un'occhiata al sito e vedere se avevano dei mobili per i bagni un pochino più in linea con quello che volevo io, perché inizialmente volevo un tipo di mobile, ma poi alla fine mi sono resa conto che, per come è strutturato il bagno, non va più bene, quindi ho dovuto cambiare. E mi sono ricordata che io volevo delle cose un po' più classiche e comunque dei mobili per il bagno un po' più eleganti, e sono andata a rivedermi i mobili classici per i bagni per capire che cosa esattamente sono i dettagli che mi piacciono di più, e sono riuscita a trovare un mobile che adesso vi farò vedere e che andiamo a prendere insieme. Andiamo a fare shopping di mobili perché il tempo preme e non possiamo più sprecare giornate senza fare qualcosa per la casa, perché è punto di trasferirmi quanto prima, quindi andiamo. Ragazzi, mobile bagno ordinato. Wow, penso che per la consulente questo sia stato l'ordine più veloce della storia. Abbiamo fatto praticamente 3 minuti di riflessione e l'ho preso, poi pagato, ordinato. Domani vengo a ritirarlo, anche perché la consegna a domicilio un tot di giorni non la possiamo aspettare. Sono super contenta della mia trovata e del mio acquisto. Ora posso andare avanti serena con la mia giornata. Ovviamente non riusciamo ad arrivare da Tecnomat, questo sarà ormai da fare domani, tra l'altro di strada, quindi andrò da Tecnomat, poi tornerò qua per ritirare. Perfetto, adesso si va in teatro. Ta-da! Questa casa rimbomberà per non so quanto tempo. Apriamo che magari così rimbomba di meno. Allora, ho un po' di aggiornamenti. Abbiamo un battiscopa ed è bellissimo. È bellissimo, stupendo, stupefacente. Rifinito un po' a culo, ma ce lo faremo andare bene perché non ho più tempo e voglia di stare appresso questa gente. Magari lo farò io da sola con un pennellino, sarà l'ultima cosa che farò. Comunque, abbiamo un battiscopa. Oggi sono qui per iniziare a fare le pulizie perché intendo trasferirmi quanto prima. Non c'è ancora il gas. Per il gas sono arrivata a bussare alla porta degli uffici del distributore locale, disperata perché non sapevo più come fare. E ho mandato indietro un'altra pratica, quindi speriamo questa sia la volta buona. Ho comprato delle cosine per fare le pulizie, per togliere la polvere, per togliere i residui di muratura, quindi per togliere quello che è rimasto per terra, da ovunque, insomma. Cioè, devo fare delle pulizie estreme e come mai nella vita comincio dalla mia stanza, perché è la prima che voglio sistemare. Voglio sistemare camera mia e gli sgabuzzini su in alto, perché in questo modo posso incominciare a portare alcune cose qui. Quindi, wish me luck, io comincio con le pulizie. Ah sì, dimenticavo, abbiamo il mobile del bagno che è qui e che verrà montato nei prossimi giorni. Cioè, abbiamo fatto passi da gigante,
e sono super felice. Wow, guardate qua che meraviglia, guardate quanto verde è fuori dalla finestra. Dopo aver vissuto per tutto questo tempo su quella strada dove passano così tante macchine, avere tutto questo verde fuori dalla finestra è meraviglioso, tutto questo bianco dietro e tutte queste cose che sto notando che vanno sistemate. Non devo farmi prendere dal panico, dai, comincio a darmi da fare, così mi sembreranno meno cose da fare. Ventimila ore dopo, sto evitando di guardare l'orologio perché non voglio andare via senza fare, cioè senza finire la stanza. Sono a buon punto, forse la mia faccia racconta cosa è successo nel mentre. Vabbè, ve lo racconto velocemente. Ho passato il panno catturapolvere su tutti i muri, sul battiscopa dove ho anche grattato via il silicone in eccesso rimasto. Ho lavato le finestre con acqua e poi con prodotto per i vetri e ho lavato la porta da dentro. Ora sono andata a comprare anche tutte le placchette, copri placchette, non so come si chiamano, quelli qua, e li voglio mettere perché così la stanza sarà veramente finita e quindi dovrò semplicemente lavare i pavimenti adesso. Quindi adesso voglio anche scoprire insieme a voi se riuscirò a mettere anche i tappini nelle prese, perché non lo so, mi è venuto questo dubbio che non riuscirò a farlo, non so perché. Wow, sono riuscita a infilarmi, spero di non aver spaccato niente, ma sono riuscita. In effetti non aveva molto senso piazzare qua le prese senza avere poi la possibilità di metterci dentro i tappini. Mi ha messo un po' storto. Wow. E arriviamo al momento tanto atteso. No, raga, non ci posso credere. Non ci posso credere. È meraviglioso. Mi dà una soddisfazione enorme. Ok, ora non rimane che lavare i pavimenti e qua abbiamo finito. Non ci credo. Non potete immaginare la mia gioia. Sono le 21:30 e posso affermare con orgoglio di aver terminato le pulizie dentro la mia stanza. Che traguardi! Wow, vi faccio vedere. Vi faccio vedere perché è tutto bellissimo. Guardate qua, pavimenti perfetti. Ho lasciato solo la tapparella giù, non chiudo le finestre perché voglio che prenda aria. Sono emozionata. Sto facendo la scema, ma sono veramente emozionata. Domani torno e devo darmi da fare qua nel bagnetto. Nel bagno, è l'unico bagno nella casa. Praticamente il lavoro che dovrò fare è quello di togliere tutto il prodotto lì, tutte le fughe, tutta la il prodotto che si usa per fare la fuga in bagno, perché mi hanno riempito le piastrelle e mi hanno detto sì, ma quello va con l'acqua, quello non va con l'acqua. Adesso dovrò fare un lavoro dell'accidenti proprio per togliere con una spatola per silicone
tutta quella fuga lì che sta in questo momento imbruttendo le piastrelle. Anche perché, anche se dovesse andare giù con l'acqua, io non voglio far finire tutta quella fuga dentro lo scarico, ma siamo pazzi? Quindi domani farò questo, voglio aspirare tutto l'eccesso e lavare via e ovviamente lavare, più che altro spolverare gli sgabuzzini di modo da, no, si chiamano ripostiglio quelli, ripostiglio forse, sì, ripostiglio. Per poter stoccare delle cose già dentro e man mano iniziare a portarle. Infine, poi passerò alle altre stanze, però adesso le priorità erano camera mia e il bagno, perché poi sabato devono venire a finire di fare i lavori nel bagno e a quel punto lì anche il bagno sarà pronto. Wow! Adesso vado a casa perché sono le 9:30 e non ho ancora cenato. Molto molto male. A domani. È giunto il momento della verità. È un altro giorno e sono di nuovo qua perché dobbiamo iniziare il progetto bagno. Stamattina, ragazzi, non ci voglio credere, ma ho controllato per l'ennesima volta la disponibilità dello scaldasalviette e c'era disponibile nelle Leroy Merlin di Baranzate, ce n'erano due pezzi. Sono corsa in negozio e l'ho preso. E quindi domani possono venire a sistemare tutto il bagno e a quel punto mancherà solo il riscaldamento per poterlo utilizzare. Wow! Non ci voglio credere. Comunque, ho comprato delle spatole. Queste qua le ho prese in un negozio di ferramenta e sono delle spatole da silicone, quindi per togliere il silicone, ma io le voglio usare per pulire questa roba qua, perché queste righine qua devono essere vuote, non devono essere piene di fuga. E quindi questo sarà il lavoro che farò adesso. Voglio vedere insieme a voi se funziona, quindi ci proviamo, dai. Indossiamo i guanti rigorosamente e musica di sottofondo, perché così vi rendete conto come vi piace lavorare e cosa mi motiva. Momento della verità, puro fallimento. Rimangono le righe nere. Provo ad utilizzare la vecchia spatola, questa qua che è ormai consumata, però forse funziona meglio. Diciamo che funziona, però li sto odiando tantissimo per questa cosa che hanno fatto, cioè veramente. Sono senza parole. Sono passate esattamente 4 ore, 4 ore precise. Ho finito perché per la fatica che stavo facendo non voglio tornare un altro giorno a dover fare questo lavoro perché mi viene da piangere. Tutto il tempo ho pensato alla persona che ha fatto questo lavoro qua e penso abbia sentito, anche se non è fisicamente qui. Comunque, sono certa che mentre vi stavo mostrando i miei attrezzi, qualcuno di voi, spero di no, ma immagino che qualcuno avrà vissuto la stessa situazione, avrà incominciato a dire no, starà urlando ancora per altre soluzioni più intelligenti che ho trovato. Perché sarebbe stato impossibile grattare via tutta quella roba lì con la spatola per il silicone. Alla fine mi sono sbizzarrita con la carta vetrata. Guardate qua.
ne ho consumata un bel po', e là tutto il residuo. Ora capite perché non potevo pensare, anche se dubito che con l'acqua semplicemente vada via tutto quello stucco lì, però vabbè, anche se fosse tutta quella quantità di stucco, vederla andare nello scarico non va bene. E quindi in realtà sì, ho fatto un lavoro che andava fatto, ma sono distrutta. Mi fa male tutto, mi fa male tutto. Domani probabilmente non riuscirò a muovere le braccia e la schiena. Però intanto ho finito questo lavoro qua, adesso devo aspirare tutto. Mamma mia, che fatica, che fatica. Buongiorno, siamo di nuovo qua. Tra poco inizio a lavorare, sono bella carica, infatti ho tirato su la frangia, non succedeva da mesi perché sono in modalità let's do this. Ho un sacco da fare, la prima cosa da fare è il bagno, devo finire di togliere tutta la polvere, lavare la finestra e i pavimenti perché dopo arrivano a montarmi i pezzi mancanti nel bagno, poi devo svuotare questa stanza. Togliere tutto ciò che è da buttare, portarlo nel box perché poi verrà mio padre a portare via tutto quanto e iniziare a pulire le altre stanze. Non so da dove cominciare. L'unica cosa che so è che devo lavare il bagno come prima cosa e poi dovrò decidere se lavare la stanza, che forse andrà così, e chiuderla come ho fatto con la mia e poi finire di lavare gli spazi aperti. Basta, questo è il piano per oggi e ho bisogno di un po' di good vibes, ma datemele anche dopo che avrete visto questo video, perché quando inizi a lavorare in una casa non finisce mai, mai. Così strano anche per me vedermi con la frangia su. Wow. Chiuso un'altra giornata di lavori, pensavo di concludere molto di più, ma così non è andata. Ci sono stati dei progressi. Abbiamo un bidet e abbiamo il mobiletto per metà, però potete farvi un'idea intanto. Manca ancora scaldasalviette e lo scarico perché ho preso la biletta sbagliata. Poteva andare solo così perché non me ne intendo. E dovete smetterla, voi uomini, ad ostinarvi a mandarmi a comprare queste robe qua perché difficilmente azzeccherò la cosa giusta. Anche perché poi le persone che lavorano in questi posti hanno talmente tanto da fare che già tanto se ti indicano la corsia, ma non ti aiutano. Quindi, vabbè. Che fatica. Abbiamo impiegato tantissimo a montare il mobiletto del bagno e posso affermare con certezza che questa è stata la prima e l'ultima esperienza con Mondo Convenienza. Anzi, la prima è stata qualche anno fa quando ho comprato un letto, ma adesso non ci torno mai più. Crollasse il mondo se ci torno. Vado perché devo prepararmi per uscire. Ho un aperitivo stasera, vado a svagarmi un po' perché se faccio come ho già fatto in passato, rischio di non arrivare sana in fondo a questa ristrutturazione e trasloco. Quindi ci vediamo tra un istante. Spero di riuscire a filmare perché sono già in ritardo. Va così. Oggi però
Una sola cosa positiva, non ho fatto come l'altra volta, mi sono portata qualche cosa da mangiare, ho portato dell'hummus, cracker, verdura e quindi ho mangiato, avrei voluto filmare, ma non è stato possibile perché ho dovuto ingurgitare mentre reggevo un'anta con una mano e con l'altra mangiavo. Vabbè, è andata così, basta. Adesso sono distrutta, stanca, sporca, devo andare a lavarmi, prepararmi e uscire. Quindi, a più tardi, quando sentite questa voce, potete essere certi che sono KO e che sto per piangere. Ma non è la fine del mondo, non è la fine del mondo, vero? Un po' lo è, ma fa niente. Vabbè, ci sono problemi più importanti nel mondo. Ciao.